Benvenuti e benvenute in questa nuova puntata di BPM Power News, il nostro spazio dedicato alle notizie. Iniziamo questa volta dal mondo del gaming, con una notizia che farà scontenti i fan e le fan di PlayStation. Pare che Starfield, il prossimo gioco Bethesda, sarà un'esclusiva Xbox e PC e arriverà nei primi mesi del 2022. Si tratta di un rumor, ma l'indiscrezione arriva da niente di meno che Jeff Grubb di VentureBeat, una fonte piuttosto autorevole. Se il rumor venisse confermato, significherebbe che l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft influenzerà la produzione dei giochi, che una volta arrivavano anche su PlayStation. Una vera e propria guerra di esclusive all'orizzonte. Torniamo a parlare di schede video, perché il problema della carenza è ben lungi dall'essere risolto, e i prezzi purtroppo lo dimostrano. Una recente analisi sui negozi di tutta Europa ha evidenziato una situazione terribile per qualunque giocatore che voglia acquistare una scheda video, che dovrà fare i conti con listini superiori almeno di 3 volte il prezzo del produttore. Tutte le GPU hanno subito rincari folli e non si può fare nulla se non attendere tempi migliori, che però sono sempre più un miraggio. Parliamo ora di Steam, la piattaforma di Valve che ha aperto una pagina dedicata a PlayStation Studio, che fungerà da hub per tutti i giochi che arrivano dalle console Sony. Sostanzialmente, questa pagina ci fa capire che in futuro arriveranno altri giochi su Steam, che, secondo i data miners, sono ben 41. I rumor vogliono versioni PC di Bloodborne, Ghost of Tsushima e God of War in arrivo molto presto. Ottime notizie per i giocatori PC. Concludiamo con una buona notizia per tutti e tutte coloro che seguono la piattaforma di streaming Twitch. In un recente rapporto è emerso che la società ha intenzione di adeguare i prezzi dei suoi abbonamenti in tutto il mondo, riducendo quindi il costo in molte nazioni, Italia compresa. Nei prossimi mesi quindi assisteremo a un calo di prezzo degli abbonamenti di Twitch. Benissimo! E questa era l'ultima notizia di oggi. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Noi torniamo domani. Ciao! Ciao!